Buonasera e bentrovati dal TGR Lazio. A Regina Coeli dunque un cinquantenne si è tolto la vita. È il terzo caso dall'inizio dell'anno, sempre nella settima sezione. Dal garante dei diritti dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, e dalla garante di Roma, Valentina Calderone, la richiesta di chiudere la struttura. Una proposta rilanciata da molti, mentre il Campidoglio pensa ad una seduta del Consiglio a Rebibbia. Alessandro Banfo. 50 anni, italiano, arrestato il 25 agosto per maltrattamenti in famiglia. Un identikit apparentemente anonimo che in realtà appartiene all'ennesimo detenuto suicida in carcere, il secondo nelle ultime 12 ore, il 72esimo dall'inizio dell'anno. Ancora a Roma, ancora a Regina Coeli, l'uomo trovato impiccato poco dopo l'alba e la terza vittima nel 2024, sempre nella settima sezione del carcere Trasteverino. Un reparto segnalato da tempo con il garante dei detenuti del Lazio che invoca un provvedimento immediato. Oggi a Regina Coeli ci sono 1.168 detenuti per 626 posti detentivi. Torniamo a chiedere la chiusura di quella sezione e la riorganizzazione a Regina Coeli del servizio di accoglienza. L'associazione Antigone denuncia detenuti chiusi in cella anche per 23 ore al giorno e si unisce alla richiesta di chiudere la sezione, posizione condivisa da vari esponenti politici, dalla consigliera regionale Bonafoni all'assessore alle politiche del personale di Roma Catarci fino al presidente dell'ottavo municipio Ciaccheri. E per sensibilizzare tutti sul tema in Campidoglio si lavora una seduta straordinaria dell'Assemblea Capitolina da tenere nel carcere di Rebibbia. I problemi per le carceri rimangono sempre gli stessi, sovraffollamento e carenza di personale, con la UILPA, il sindacato della Polizia Penitenziaria, che lamenta a livello nazionale oltre 18.000 unità mancanti. Nel Lazio, da inizio 2024, sono 6 i suicidi accertati, oltre ai 3 a Regina Coeli, una a Rebibbia, una a Latina e una a Rieti. Serve una svolta nel nostro paese sulle politiche penitenziarie contro il sovraffollamento e per la prevenzione del rischio suicidario. Questo è quello che ci attendiamo dal governo dopo l'incontro che i garanti hanno avuto con il ministro Nordio all'inizio del mese di agosto. Ci spostiamo.